Mentre posso mostrarvi le immagini direttamente dal New York Stock Exchange, si sta attendendo l'entrata negli scambi di Blue Apron, la matricola di oggi che sbarcherà oggi a Wall Street. Do il benvenuto a Federico Righini di Qantas Capital Management, ben trovato. Buongiorno. Facciamo subito un commento di post apertura per quanto riguarda Wall Street. Era prevedibile un ritracciamento del Nasdaq che ieri aveva corso più di tutti. In questo momento però si allineano al ribasso anche l'S&P 500 ed il Dow Jones. Direi di sì, poteva essere anticipabile, anche se diciamo che il tema più interessante era quello che un po' si deduce da appunto l'andamento di questi due maggiori indici, è il riposizionamento che si sta verificando in questo momento sul mercato americano, che già era appunto visibile nelle passate due settimane, ma che in questo momento si sta particolarmente rafforzando e che potrebbe essere un po' il tema della seconda parte dell'anno, con un settore tecnologico in particolare che ha condotto i guadagni nella prima metà, che sta invece iniziando a calare un po', e probabilmente sta passando un po' fuori dai maggiori interessi, con un settore bancario che invece, viste anche le ottime notizie di ieri per il comparto, probabilmente dopo un'apertura di anno sottotono si propone come il comparto che poi potrebbe veramente condurre il mercato in questa sua seconda parte. Forse ci si poteva aspettare anche qualcosa in più proprio dal Dow Jones, dove sono presenti alcuni dei titoli bancari. Abbiamo visto un'apertura timidamente in territorio positivo, in questo momento siamo sotto la parità, una politica dei dividendi che quindi è stata confermata dalla Federal Reserve, ma spostiamoci appunto dalle banche americane a quelle italiane. Ancora una volta in grande spolvero a Piazza Affari, quanto può durare questo rally delle banche secondo lei, Righini? Sì, può durare anche perché da un punto di vista macroeconomico quello che è successo soprattutto relativo alle banche italiane nella scorsa settimana è molto importante, perché toglie un po' un pensiero che rimaneva nel mercato di questa potenziale crisi che si poteva poi espandere a livello europeo e che invece appunto sembra scongiurata. Quindi diciamo che in questo momento il rally è principalmente dovuto al fatto che venga scontato questo grande pericolo che ormai appunto il mercato sembra non prendere più in considerazione, almeno a breve termine. Per quanto riguarda invece il mercato obbligazionario, abbiamo 30 secondi, Righini, quali trend possiamo aspettarci? Abbiamo visto in questi due giorni i rendimenti salire di 20 o addirittura 30 punti base per quanto riguarda l'obbligazionario italiano. Beh sì, questa sembra una divergenza che probabilmente sarà destinata ad accentuarsi. Detto questo, è un mercato obbligazionario, come in particolare pesato a livello relativo con quello azionario e anche con l'oro nei primi 6 mesi dell'anno, ha creato molta confusione, dato che raramente si vedono i tre comparti apprezzarsi allo stesso momento. Diciamo che in questo momento ci aspettiamo un riposizionamento anche da questo punto di vista, quindi è impossibile che si continui con un apprezzamento su tutti e tre i livelli. Grazie Federico Righini, Qantas Capital Management, Portfolio Manager, buona giornata. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo intanto che nel 10° anniversario di Apple il titolo in questo momento sta viaggiando in territorio negativo, cede lo 0,74%, negativo anche Amazon, cede 0,5%, negativo tutto il Nasdaq che cede lo 0,48%, negativo anche l'S&P 500, meno 0,08%, positivo invece il Dow Jones, più 0,05%, con le buone notizie che arrivano dal fronte bancario Federal Reserve, che ha promosso la politica dei dividendi delle banche a stelle e strisce. Noi ci fermiamo qui, vi lascio ai vostri soldi con Carla Signorini e poi torniamo in diretta alle ore 16 proprio sui mercati. Rimanete qui.